soldier. White wine, she makes a mark. Bentrovati amici del Saggi Divini, e in questo caso ben arrivati, perché adesso assieme a voi prendiamo le valigie e andiamo da un'altra parte. È stato poco tempo fa, ormai quasi un mese, in Italy. Noi siamo stati e vogliamo farvi vedere il nostro piccolo reportage, dove abbiamo intervistato diciamo alcuni tra i tanti protagonisti che appunto questa fiera ha all'interno dei suoi stand. Noi adesso vi mandiamo il nostro filmato, il nostro contributo, e vedrete che se ne sentiranno delle belle. Amici Assaggi Divini, siamo ritornati a Vinitaly come ogni anno. Come vedete, qui c'è il padiglione dell'Emilia Romagna che andremo a visitare, ma prima andiamo anche in Toscana, in Franciacorta, e vediamo anche altre aziende. Venite con noi, intervistiamo i nostri produttori. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Hot piece of game, and me love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, my badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Hot piece of game, and me love how you chat. Abbiamo qui Forconi Fabrizio, l'azienda Podere dell'Anselmo. Sì, esatto. Allora, che cosa ci vuoi far presentare? Qualcosa che si conosceva ma non si conosce più? Diciamo, noi su questo siamo... è stata una delle cose, dei punti che hanno anche... ci hanno fatto prima ricercare quello che si poteva fare sui vini rossi. E adesso abbiamo anche... ci siamo trovati in una zona, noi in una zona molto vocata anche per i bianchi, abbiamo provato anche con dovendo togliere il bianco dall'uvaggio dei Chianti per ottenere dei Chianti più strutturati, ci siamo accorti del valore che avevano i nostri vitigni di bianco, che spesso venivano utilizzati nell'uvaggio. Sì, perché il zona del Chianti è una malvasia, cioè in questo caso. Malvasia e Trebbiano erano stati sempre quelli, li avevano reso più facili, più vendibili, erano un viatico per avere un Chianti anche più che si potesse esprimere più velocemente, potesse essere consumato in tempi relativamente più brevi, perché il Sangiovese ha dei prima non sempre riuscivano a maturare bene il Sangiovese, il clima era diverso, il tipo di viticoltura era molto diverso, perché si partiva da un'idea di viticoltura che era principalmente un trasformare e fare un succo che potesse andare avanti nel tempo. Adesso al vino si danno delle caratteristiche ulteriori, prima in parte c'erano, infatti in parte anche prima si facevano le riserve, si facevano dei vini e poi rimanevano anche nel catalogo aziendale pertanto, però era una cosa molto rara. Adesso, grazie anche al fatto che il clima è cambiato, noi veniamo da una zona che era più vocata, era stata fatta degli impianti, principalmente una quarantina di anni fa, pensando che il vino dovesse essere una cosa di quantità, dovesse essere una cosa di facile beva, e questa è una cosa proprio l'altro che stiamo rincontrando adesso, perché adesso anche dovesse essere una cosa di quantità, dovesse essere una cosa inorridire, però adesso è normale in tutto il mondo, questa è una cosa proprio l'altro che loro bevono si dai per niente, perché adesso nessuno si indigna. Infatti, questo secondo me non vorrei tornare a ridire, però secondo me è giusto che sia normale, anche perché ha delle caratteristiche, non è un Sirano, lo bevono Sirai, ma ha tutte le caratteristiche di vigno elegante. Infatti, questo se non ce l'ha, non lo vuole bianco, se non si vede così annato, non è un, anche perché ha delle caratteristiche, ma non si deve secondo me andare troppo su una mazza, stimpi sue caratteristiche, vigno elegante. Bisogna avere la possibilità di fare volte e del Sangiovese, lui non è un calma, e quello ci vuole tanto, ma non si deve secondo me andare troppo. Tu sei nella zona del Chianti, io la Sangiovese, il nucleo aziendale, molto esperto, e quindi hai una denominazione proprio particolare, esatto, molto esperto. Perché adesso fai 20 anni, fra l'altro. Sono 20 anni che abbiamo avuto, è stato la
prima prova di zonazione più stretta fatta da noi, cioè non ci rendevamo conto di questo. Ce ne siamo resi conto quando abbiamo visto adesso che Barolo, che Chiantilassi, vogliono tutti fare la stessa cosa. Perché la sottozona è importanza, ma è importanza se è caratterizzata da una, da qualcosa, da un trade union su tutti i vini, da un trade union su tutti i terreni. E nella nostra zona, anche se ci sono naturalmente delle differenze, ogni versante è diverso, ogni particella di vigneto è diversa, però è più riconoscibile e si spiega anche meglio. Siamo qui con Terre Nere con Marco De Grazia. Terre Nere, Etna. Che cosa vuol dire Etna adesso in Italia? Ma credo che sia una delle DOC che si è imposta all'attenzione italiana, non solo italiana, ma sicuramente italiana, come tra le più interessanti, no? Che cosa ti aspetti tu da un Etna, tu che lo produci? Ma io posso aspettare qualcosa dai vini miei, dagli altri si aspetteranno qualcosa gli altri produttori, ecco. Io mi aspetto di avere dei vini eleganti, complessi, intriganti. Come sta andando qui in Italia? Benissimo. Una frase che inviti a visitare il vulcano. Una bellezza selvaggia. Take control of me, it's the vibe that's gonna be lit tonight. No lie, if not ties, pull another one, it's alright. Abbiamo una fugata con José Rallo. Ciao a tutti. Noi vogliamo farti un'intervista particolare, perché comunque noi sappiamo che tu sei un amante sicuramente del vino, però sei un amante anche del canto. Esatto. Perché cos'è che unisce il canto e il vino? Allora, sono due lingue universali. Il vino parla al cuore, il vino ti porta a viaggiare con la fantasia, e il canto e la musica altrettanto, ti danno pace. La musica è bella da godere anche insieme agli amici, perché no, come il vino. E quindi nella mia vita queste due grandi passioni, la passione per la musica e la passione per il vino, si sono unite. E io mi sono inventata il canto per il mio vino. Scelgo un brano che mi piace, che sento particolarmente, ma soprattutto un brano che racconta il ritmo di un vino, la sua personalità, le sensazioni del vino. E come nel caso di Bellassai, no? Noi abbiamo questo frappato di vittoria, il nostro ultimo nato, è un vino fragrante, un vino ricco di profumi che sa di terra, della nostra terra siciliana, le fragole, il lampone, le more. E allora questo vino così fragrante io lo canterei con un brano molto particolare, un samba per esempio di Caetano Veloso, wow. Un branchigna, perché no? Io so appena un velho baiano, fulano Caetano mano qualche. Vo contra via, canto contra melodia, nado contra mare. Chi è chi tu ve, chi è chi tu che, tu chi è tau, hai branchigna, cari occa di luz propria a lui somiglia, quando todo su seu rosa as nuvens todinha, canação da canção que compus, quem conduz, vence tu és. Branchigna, la donna del carnevale. Grazie, ciao. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, my memory not detached. E questo è stato Vinitaly per noi ad Assaggi di Vini. E diciamo che è stato un evento come uno dei classici dove non possiamo non esserci e dove gli amici è sempre bello ritrovarli. E adesso diciamo che la puntata assume un carattere un po' diverso. Vogliamo proporre anche noi il nostro talent.
Ma prima di parlare di Satana, ti ricordiamo che i nostri canali punto web a di assaggi di vini nei social praticamente, quindi con tutti i nostri contributi che prepariamo durante la settimana. Adesso noi ci salutiamo, ma mandiamo il nostro contributo che abbiamo fatto ormai 3 anni fa, dove abbiamo intervistato delle persone in spiaggia verso tra luglio e agosto, e abbiamo fatto raccontare una ricetta e l'abbiamo resa un po' scherzosa, quindi abbiamo dato un po' uno stile movimentato e diciamo più godurioso, perché sappiamo che parlare di cibo, parlare di ricette, quando si ride si ha ancora un po' più di appetito, e quindi diciamo che siamo verso una certa ora che, se abbiamo voglia di mangiare, è un ottimo antipasto. Quindi mandiamo i nostri clip di Chef in Infradito, e quindi alla prossima settimana, ciao. Sono Ambra e ho una pescheria nel borgo. Borgo? Giuliano. Pescheria? Cosa mi parli di? Una bella ricetta del pesce. È pesce, ok. Giustamente. Ok. Anche se io ho la nausea del pesce. Maron, babbo, guarda, non è venuto né canna né pesce, né maschio né femmina, né ibrido. Sono delle cose che sono buone. È romagnola? Certamente. È romagnola, ok. È un po' come te. Perfetto, ok. Io cucino poco perché ho la nausea del pesce, però ci sono delle cose buone. Buone, che le fai? O che le fai, facilissimo. Ok. E la ricetta che vi do è gli spaghetti con le vongole veraci e il petto alla genovese. Non le pare che sia una mossa un po' azzardata per... Un chilo di vongole veraci, sì. E un piccolo cucchiaio, ma piccolissimo, di pesto alla genovese, perché troppo ti copre il sapore delle vongole veraci. Okay. Queste vongole mi sembrano un po' smorte. Smorte? Parte cuoci gli spaghetti, nel frangente una padella antiaderente, sì. Metti le vongole veraci che si aprono con olio, prezzemolo e aglio, e le aggiungi un cucchiaino da caffè di pesto alla genovese e olio. Quando scoli la pasta che lo metti nella padella, ti dai dentro. Facile, buono, gustoso, economico. Economico. E pescheria? Si trovano quasi sempre. Se poi non ci sono le veraci, perché adesso è stagione di veraci. Minchia, è scoppiata una vongola! Ma quale vongola? Sarà scoppiata una bombola! No, una vongola! Ma come una vongola? Allora tu che mangi al ristorante? Gli spaghetti con le bombole veraci? Sì. Ah. I mesi arrivano di nuovo le nostre, che sono più buone. Ok, quindi saluta le bacino. Alla prossima. Ciao. Ciao. Cosa bisogna fare da mangiare? Prenderlo per la gola e per il letto, si fa la nonna. Ok. Io faccio gli spaghetti alla scoreggiona. Perché vi è pure zia Fernanda? Perfetto. Allora, per la gola intanto iniziamo. Che cosa ci facciamo? Un pacchero all'aragosta. Come facciamo questi paccheri? Allora, il pacchero all'aragosta. Ok, perfetto. L'aragosta la si prende viva. Sì. Se si chiudono le chele. Ok. No, quello là. L'aragosta non mi... Ecco. Certo, non l'ho visto. Pacchero all'astice, perfetto. Sefade, baraguda, caimani, coccodrilli, piranas, tutto, anaconde. Prende l'astice bollito e scottato con un po' di aglio, prendiamolo come no, e il pomodoro da fine, e poi si scola il pacchero, chiaramente, mi raccomando, sì. al dente, e dopodiché si fa un bel melange, poi si prende un mezzo bagnolo, si mette a sedere il marito dopo averlo prima, okay. E gli si rifila il pacchero. Un po' strano. Infatti.
Ai capirigna. Quindi è un abbinamento brasiliano. Mi piace, siamo tutto la pasta della buccia, aggiungiamo anche il ghiaccio fantastico, magari la neve, magari anche il ghiaccio, aggiungiamo della cacciata buona. Mi raccomando, il lime non quello messicano, perché contiene poco sugo. Ok, sugo, succo, succo. E adesso come spiaggio a dire dopo il trofeo Cocktail Città di Rimini, dove abbiamo giudicato più di 40 persone, fantastico. Vi salutiamo, vi invitiamo, vi aspettiamo a Bologna. Ok, un bacino. Grazie, ciao. Ciao. Mannaggia la mignotta. Che mi hai chiamato? Ma che t'ho chiamato? Mi è cascata la schedina dentro al caffè latte. Ciao Lia! Ciao! Vai al mare? Eh sì, guarda, questi pomeriggi sono una forzata della spiaggia, poi non c'è niente di meglio. Poi è Ferragosto. Poi è Ferragosto e sono, tra l'altro questa estate all'inizio sembra sempre infinita, poi arrivi a Ferragosto e ti rendi conto che sei a disgoccioli, quindi c'è questa corsa al mare per godersi gli ultimi sprazzi. Già con questo senso di decadenza. Ma, no? Ma tu non prepari niente da mangiare per questi giorni? No, no, guarda, io d'estate ho un problema. In che cosa consiste nella tua filosofia il tuo mondo? E in che cosa consiste il mio mondo? Cioè la tua cosmogonia, cosa suggerisce? Chi siamo? Da dove veniamo? E perché soprattutto tu? Mi è venuta fame. I miei figli non amano la roba fredda, però faceva tanto le insalate di tonno, le insalate di riso. Io personalmente detesto le insalate di pasta ancora adesso, perché per me la pasta vuol calda. Ok. Quindi queste cose un po' viscide, freddine, in cui fai della pasta fredda, ci metti tutti gli avanzi che hai nel frigo, che va tantissimo nella cena in spiaggia, mi fa una cosa che mi piace molto, che è anche molto trasportabile, anche economica e anche esotica, quindi questa cucina fusion che è esotica, insomma, esotica. Sì, sì. Sono delle polpettine di lenticchie. Che profumine! Che avete cucinato buono oggi, polpette di merda! Lenticchie indiane, mm-hmm, con una salsina di yogurt, che può esserci o non esserci, perché insomma i miei figli possono anche farmelo della salsina, però è veloce, rapida e molto gustosa. Molto gustosa e fresca? Sì, fresca no, neanche tanto, però si possono mangiare sia fredde che calde. Però, come dicevo, i miei figli non amano la roba fredda, perciò devo sempre fargli della roba calda. Gli ingredienti sono, va bene una scatola di lenticchie in salamoia, sono quelle che si comprano in tutti i supermercati, uno può anche prendere quelle secche e le sarde, però io sono di quelle mamme che con tanti figli non ha molto tempo di preparare le cose il giorno prima, perciò uso le lenticchie in scatola. Le si scolano bene, si mettono nel mixer e si aggiungono 3 cucchiai di cocco grattugiato, 2 cucchiai di pane grattugiato, un pochino di zenzero fresco tritato, un pizzichino di peperoncino, poi sale, il pepe non serve, e poi un po' di pan grattato che serve per legare, e un uovo. Un uovo si frulla tutto, poi a seconda della consistenza si aggiunge un pochettino di pan grattato se serve, però bisogna ottenere un impasto polpettabile, insomma, come si dice, passabile nelle mani, modellabile in polpettine. E queste polpettine poi vanno passate in un po' di farina integrale e fritte nell'olio. Fine. Quindi è proprio fusion. Sì, sì. Polpette di Bavaria. Sì. Le polpettine sono pronte. A me piacciono molto perché il sapore della lenticchia insieme a quello del cocco per me è delizioso. Bisogna provarlo per crederci. Cuore di patata, farina, aromi. Peccato, tu non puoi mangiare. No. L'assassina di yogurt si fa semplicemente aggiungendo allo yogurt intero un pochino di quel misto di spezie indiane che si chiama garam masala, che si trova in tutti i negozi esotici così. E un pochettino, basta un cucchiaino giusto per dargli un po' di sale, un po' di questo, magari un goccino d'olio, d'oliva per renderlo ancora più saporito, e quindi puoi comporre il piatto con queste
polpettine e un po' di salsa, un'insalata fresca, se vuoi del riso bianco basmati fatto appunto pilaf, direi che la cena è ottima. I miei figli che sono dei polpettoni, queste sono vegetariane, molto nutrienti e consigliate, veloci sono. Questa ricetta l'ho scoperta, è un libro di ricette indiane 10 anni fa e non l'ho più mollata, è una di quelle proprio che tengo come jolly anche. Ok, fai un saluto, un bacino. Ciao, provatele e poi se mi saprete dire. Ciao. Ciao. Tu mangia, tu mangia i pendieri! She's so dark. White wine, she makes her mark.